Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu? Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne abbassano più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani, sono i tecnocrati italiani. Buonasera, continua la campagna elettorale a Mazara del Vallo per la candidatura a sindaco e chiaramente con la conseguenza elezione del Consiglio Comunale e dei consiglieri. Con noi infatti abbiamo un Consiglio Comunale del Comune Mazara del Vallo che è anche Presidente del Consiglio, è Pedro Marino che prima stava con Toni Scilla e successivamente, quindi con Grande Sud, successivamente quando Scilla sceglie di entrare in Forza Italia perché il PDL si divide, diventa una parte Forza Italia, una parte del nuovo partito di destra, e lui sceglie invece di creare un movimento civico, e quindi circa un anno fa, dove già si sapeva che ci sarebbero state appunto le elezioni e che Vito Torrente si sarebbe candidato a sindaco della città di Mazara del Vallo, e lui sceglie di appoggiare questo candidato a sindaco. E adesso è con noi, lo ringraziamo per la sua presenza e intanto prima di sapere che come funziona la campagna elettorale in questo momento, perché ha scelto di scegliere Vito Torrente eccetera, chiediamo un attimo come va il Consiglio Comunale, perché noi tutti quelli che sono del Consiglio Comunale la domanda proprio di rigore è quella di sapere come va il Consiglio Comunale. Tutto, grazie per l'invito, sono veramente fiero di essere qui presente con voi. È chiaro che io essendo Presidente del Consiglio, di quale mi onoro, ne sono grato anche a chi allora 5 anni fa mi ha votato e mi ha sostenuto anche per diventare Presidente del Consiglio. Tenendo conto che il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo è tutti all'opposizione di Cristaldi. No, tutto no, tutto no. Nel senso che non ha maggioranza. Sì, non ho la maggioranza. In questo senso. Sì, sì, in questo senso sì. Però, veda, da parte mia, da parte di alcuni consiglieri come me, abbiamo quasi sempre sostenuto l'attività amministrativa di questo sindaco, perché è chiaro che non avendo i numeri c'è stato io in qualità di Presidente del Consiglio e altri gruppi, non per ultimo abbiamo approvato il bilancio per esempio, abbiamo approvato atti importanti che l'amministrazione ci ha portato, e noi perché no? Non è l'opposizione deve sempre opporsi e dire no a un'amministrazione che è stata eletta in modo democratico 5 anni fa. Quindi ognuno di noi poi deve svolgere il proprio ruolo e dare la propria preferenza. L'abbiamo fatto con onore e con orgoglio. Solo in poche volte siamo stati contro questa amministrazione, solo quando ha aumentato nelle prime fasi, nei primi anni, le tasse, quindi la TARSU, la classica spazzatura, l'acqua, i canoni, solo in quelle occasioni siamo stati contrari. Poi è chiaro, per esempio Limo, quando è venuto per la prima volta a Limo, quando si è istituita, noi abbiamo votato contro. Poi l'anno successivo, con determina sindacato, il Consiglio non ci può fare più niente ed è chiaro che l'ha portato al massimo. Però sono responsabilità che l'amministrazione, così per come è stata eletta e per come deve governare una città, se ne assume la responsabilità, perché non è stata colpa di questo Consiglio Comunale per l'aumento delle tasse. Ma il fatto che il Consiglio Comunale non possa incidere perché una determina sindacale riesce a determinare un risultato finale e leva potere al Consiglio, e allora ci si domanda,
è giusto che il Consiglio Comunale funzioni in questi termini. Lei che ha fatto il presidente, quante volte si è sentito con le mani legate e nelle condizioni di non poter incidere e quindi di sentirsi quello che poi al cittadino non sapeva come rispondere, dicendo va bene, allora io che ti ho messo a fare lì e al Consiglio Comunale, se poi questo non mi fa cambiare niente, se un sindaco ha una decisione o perché la ritiene giusta o perché è prepotente o perché ha una visione sua delle cose, insomma io cittadino poi ne pago le conseguenze. Allora a me votare per il Consiglio Comunale, votare per un consigliere, cosa mi cambia? Infatti, lei ha fatto veramente una disamina per come la realtà, purtroppo, perché è chiaro che si toglie molto un grande ruolo al Consiglio Comunale, quindi al consigliere eletto, perché noi possiamo semplicemente incidere laddove per la prima volta viene istituita una tariffa, una tassa nuova, vedi l'IMU, vedi la TARSU, vedi tutte le tasse che verranno ad oggi, perché si deve fare l'istituzione del regolamento, solo lì nel primo anno noi possiamo incidere, ma poi è l'amministrazione che fa i conti, decide, tanto sono entrate, tanto sono le spese che decide l'amministrazione di fare, e quindi ha bisogno per pareggiare il bilancio di aumentare le tasse, sì, un determinato sindacale, togliendo il potere a noi consiglieri comunali, perché spesso e volentieri se il consiglio dovrebbe essere sovrano, ma in questi casi non c'è la sovranità, bisogna modificare la legge, perché sarebbe inutile se non eleggere i consiglieri comunali che di fatto quindi non dovete essere prendere. Solo ratifica, sì, diventa solo un atto di ratifica che deve passare al consiglio comunale. Il consiglio comunale può, se ha la maggioranza l'amministrazione, accelera i tempi, se non ce l'ha può soltanto demandare oppure far perdere tempo per un anno, ma il prossimo anno poi il sindaco decide con la propria penna, il proprio pugno, insomma, di aumentare le tasse. Purtroppo. Per quanto concerne un'altra cosa che mi hanno detto qui quelli che sono venuti prima di lei, il problema degli esperti, anche su questo non avete nessun potere voi? Noi, per quanto riguarda gli esperti, per esempio quelle poche volte che siamo stati contro questo sindaco è proprio gli esperti, perché sono state nominate addirittura una volta elette che non c'era, e la legge parla chiaro, il patto di stabilità. Per nominare gli esperti c'è una regola, una legge che bisogna anche rispettare, che il comune, cioè l'amministrazione, l'anno precedente abbia rispettato il patto di stabilità. Noi quando siamo stati eletti nel 2009 il patto di stabilità nell'anno 2008 non era stato raggiunto, quindi non poteva assumere e fare contratti, né con voi né i contratti per gli esperti, che ne può nominare due, tre, insomma c'è in base alla città e ai numeri di abitanti un determinato numero, ma l'amministrazione, il sindaco, bontà sua, volontà sua, lo stesso non rispecchia quella che è la legge, e con determina sindacale nomina questi esperti. Il consiglio comunale, abbiamo bocciato il bilancio perché mi sono andato a informare alla regione per dire vedete che c'è un errore, io non voglio dare la responsabilità prima a me stesso e poi al mio consiglio comunale tutto, perché mi sentirei responsabile, quindi mi sono attivato e mi hanno detto vedi di trattare quel bilancio, bocciare, fare l'emendamento, bocciarlo e con un parere improponibile dell'amministrazione, del dirigente, che a sua volta anche il dirigente, poi noi che abbiamo fatto, abbiamo denunciato questo alla procura e perché la Corte dei Conti, poi due anni fa, un anno fa c'è stata la sentenza che il sindaco deve pagare una certa somma, e fortunatamente il dirigente è stato tra virgolette assolto, ne sono felice, perché poi non era volontà del dirigente ma era volontà del sindaco per nominare questi esperti, e quindi però purtroppo quindi siamo il sindaco in Italia, dovrà pagare la somma che sì, deve pagare una somma per quell'anno che non poteva, ma noi più di questo cosa possiamo fare? Non è che agiamo per come si dice la legge, abbiamo fatto il nostro ricorso, le nostre denunce agli organi competenti, poi sarà la Corte dei Conti, sarà chi di dovere a dare la sentenza, che già fra le altre cose ha dato che l'amministrazione, il sindaco, deve pagare una somma. L'amministrazione che di fatto, o il sindaco? No, il sindaco perché è determina sindacale proprio per quello. C'era pure il responsabile dirigente, che il dirigente, la Corte dei Conti, insomma, l'ha stracciato dicendo che effettivamente, essendo termine sindacale, ha obbedito l'ordine del sindaco, che aveva questa volontà di farlo. Però noi cittadini più di questo non possiamo fare, abbiamo votato allora contro per questo motivo, anche se in città allora si diceva che noi eravamo contro perché eravamo contro questo sindaco. Dal primo giorno che siamo stati eletti non siamo contro nessuno, non siamo stati contro nessuno, abbiamo svolto ognuno di noi il nostro ruolo pacificamente. Poi chi la vede in un altro modo, è chiaro che essendo schierati politicamente ognuno cerca di portare le proprie ragioni, ma non sono le ragioni giuste per la quale io e il mio consiglio comunale ci siamo veramente dibattuti per tutti questi 5 anni. Non per ultimo, ripeto, a me alcuni consiglieri, alcune parti politiche, alcuni cittadini mi hanno quasi rimproverato che abbiamo approvato un bilancio del sindaco
l'ultimo bilancio che ci ha presentato, dicendo che in quel bilancio, siccome c'erano messe le tasse dell'amministrazione, lì abbiamo aumentato, come se noi fossimo responsabili che abbiamo aumentato le tasse. Io ho chiarito allora e voglio chiarire adesso, perché siamo quasi in campagna elettorale, le tasse sono state aumentate con determine sindacale, e se il bilancio veniva approvato o non veniva approvato, già le tasse noi aumentate dovevamo pagare comunque. Si poteva soltanto perdere un po' di tempo, perché veniva il commissario straordinario che nominava la regione e ci dava 30 giorni di tempo per l'approvazione, ma con tutte quelle tasse che l'amministrazione aveva messo per pareggiare le esigenze del bilancio che aveva messo l'amministrazione. Come vi siete giustificati davanti ai cittadini che magari si sono detti: ma se non ci fossero stati gli esperti che hanno stabilito e rappresentato un costo, e se non ci fossero state altri sprechi che magari sono stati fatti, probabilmente noi non avremmo dovuto pagare queste tasse in più, perché non ce ne sarebbe stato bisogno? Veda, il costo di questi esperti, io sono per nominare anche gli esperti, non voglio dire che gli esperti servono o non servono e quindi fare soltanto una critica all'amministrazione. Io sono per nominare quegli esperti e pagarli se producono. Se producono, che ben vengano. Se non producono, è chiaro che non bisogna fare in questo periodo, in questo momento, dove c'è un disastro economico in tutte le città, in tutte le province, in tutte le regioni, in tutta l'Italia, compresa la comunità europea, non possiamo noi sperperare denaro pubblico così solo perché per fare contento qualche amico che ci sta vicino, e sono somme di 4.400 euro al mese. Anche perché il cittadino può venire in mente di pensare, parlo in generale, non del sindaco Cristaldi, dico per qualsiasi sindacatura, allora magari quello gli ha dato determinati soldi per contribuire alla sua campagna elettorale e lui trova il modo per poterli restituire, cioè viene spontaneo questo pensiero, perché è uno che si chiede: ma perché proprio quello e non un altro, in base a che cosa? Perché se ci fossero dei requisiti ben precisi e se ci fosse qualche cosa, insomma, che è collegiale, dove tutti insieme si decide, allora non è più un singolo che sceglie a suo piacimento, ma c'è un gruppo ben preciso, allora potrebbe darsi che abbia una valenza. Invece in quel caso poter pensare che sia un amico, che sia un amico favorito per qualsiasi altro ragionamento, insomma, viene spontaneo come dubbio. Mi pare anche strano che per esempio le procure non sono attente nel guardare tutte le sindacature, e prima il consiglio anche provinciale, e quindi per controllare perché sono state fatte tutte queste cose, invece non viene mai controllato. Il problema è che bisogna cambiare la legge, perché la legge parla di nome di esperti. Il problema è per esperto che cosa si intende? C'è messo che bisogna avere una laurea, bisogna avere... E poi non significa niente, quello potrebbe non avere la laurea e essere più esperto di uno che sì, non ce l'ha. Infatti, siccome loro che fa il sindaco hanno nominato tre che hanno la laurea e sono magari amici suoi, non voglio dire quello che la città pensa o che lei ha detto, che il cittadino può pensare che è un modo per cambiare la campagna elettorale, cioè, sì, che non, sicuramente conoscendo le persone non sono soggette del genere, però io purtroppo li conosco, sì, quindi sono tutta gente, è tutta brava gente che io personalmente li conosco, perché siamo cittadini mazzarese, quindi non voglio infierire su questo, perché sicuramente sono persone in gamba, però il problema è che magari qualcuno non ha dimostrato la capacità che doveva avere per le somme che abbiamo speso di questi esperti. Perché per esempio c'è stato nominato Fuad Allami, uno che sta a Trieste, che è un grande esperto, come detto dal sindaco, ma di fatto nelle varie trasmissioni anche nazionale e internazionale, lui pur essendo pagato con questa somma dalla nostra città, dal sindaco di Mazara del Vallo, non nomina mai la città di Mazara del Vallo, parla di tutte le altre città d'Italia, ed è uno che è stato nominato per 5 anni ed è pagato profumatamente. C'è un altro che è un avvocato, che però le cause dell'amministrazione le continua a farle, le perde in continuazione e sempre, questo non difende l'amministrazione, e quindi non abbiamo avuto nessun vantaggio rispetto agli esperti che sono stati nominati. Io dico, io sono per nominare gli esperti purché ci portano il risultato, perché io ti devo pagare al risultato ottenuto, non perché sei un amico mio o perché hai un requisito, ma fa parte della mia conoscenza. Certo. Io non voglio essere un santo, però viva Dio, bisogna insomma iniziare a risparmiare, perché c'è veramente tanto di bisogno e la comunità ce lo chiede tutto, perché poi siamo costretti a aumentare le tasse e purtroppo il cittadino non capisce che il consiglio comunale purtroppo non ci può fare niente, perché la legge ci consente a questa amministrazione, alle amministrazioni non solo a questo, di fare quello che vuole. Solo nel primo anno noi possiamo bloccarle, quando sì, c'è sì, l'istituzione del regolamento. Si è capito. Senta, allora, lei decide di lasciare Donisciglia un anno fa,
lo decide in base a un cambiamento politico di Don Scilla, che comunque resta nel centrodestra, o lo decide perché è successo qualcosa tra lei e Don Scilla, o lo decide perché lei cambia idea in quanto pensa di dover sostenere un altro candidato per ragioni che adesso mi dirà. Certo, innanzitutto non è un anno fa, scusa se la correggo, ma è più di un anno, perché è un anno e passa, giustamente dare tempo. È chiaro che nella scelta, io non ho fatto una scelta di partito, non ho mai fatto scelta, io ho fatto la scelta di persone. Io ero con Don Scilla perché a livello personale era uno che, giustamente, a mio modo di vedere, era uno che mi riusciva a cattivare a livello politico. Poi la politica è fatta anche di accordi politici, di situazioni che bisogna rispettare. Ognuno di noi facciamo politica e ognuno di noi deve svolgere, cioè, nel proprio meglio possibile una situazione politica. Lui era deputato allora e si è ricandidato alle regionali. Io non voglio parlare tanto di Don Scilla perché non vorrei, però visto la domanda che mi ha fatto va precisato una volta per tutte, così non ne parliamo più, perché dobbiamo parlare del nostro candidato. È chiaro che con Tony, ripeto, avevamo un accordo politico che io dovevo essere... 3 anni fa, il candidato sindaco di questa città, di questo gruppo, di questa città, del gruppo che apparteneva a Tony Scilla. Poi, essendo che lui non è stato eletto perché non si è raggiunto il quorum, ma non per i consensi che non abbiamo dato, è chiaro che è venuto qualcosa meno nelle scelte politiche e negli accordi politici fatti. Io vedendo Quindi lei questo... ritiene che quando uno decide di fare un accordo, sia se riesce a essere eletto che se non riesce a essere eletto, è un problema suo. Certo. Tu hai fatto quell'accordo e a quel punto, perché io ti ho dato i voti a te, ti ho sostenuto, ho fatto la campagna elettorale per te, adesso tu non è che perché non sei stato eletto decidi di candidarti a sindaco. Non è la colpa mia, non è che abbiamo responsabilità. Non è che non è la mia responsabilità se non è stato eletto, ognuno di noi si deve assumere le proprie responsabilità, se andare avanti e come. È chiaro che chi mi sostiene, io faccio le scelte, tutti vanno dietro di me, mi sono candidato la prima volta per esempio con Nuova Sicilia, il partito di Bartolo Pellegrino, poi mi sono sposato sempre nelle liste civiche, poi mi sono messo con Don Scilla sindaco, oggi ho fatto una lista insieme ai pochi che l'ho creata io, ma non mi sono mai schierato con i partiti, anche perché i partiti sono... Faccio parte del Partito Socialista, attenzione, non è che... Però a livello comunale, a livello sì, sono vicino a Nino Oddo e ne sono fiero per scelte, ma ripeto, alla persona Nino Oddo, perché io mi innamoro politicamente alle persone, non mi innamoro della politica, perché la politica spesso e volentieri viene, vuole, ma realmente non dà quello che deve dare alle comunità della città. Quindi io sono affinché, come lo è anche il mio candidato sindaco di Torrente, noi cediamo, ricambiamo i consensi e il lavoro, purché ci diano alla nostra città, dove noi governiamo, cioè tentiamo di governare, i risultati che alla città nostra che governiamo abbiamo bisogno. E lei perché ha scelto Vito Torrente? Vito Torrente l'ho scelto perché è chiaro che venendo meno il parametro detto prima con l'accordo politico che avevamo con l'altra parte politica, è chiaro che devo fare una scelta. Io non sono innamorato che per forza devo fare il candidato sindaco, minimamente scelgo Vito Torrente perché Vito Torrente fra tutti, e l'ho scelto 2 anni fa e da lì abbiamo iniziato il progetto, è colui il quale è l'unico che mi rappresenta, siamo tale e quale, siamo le stesse, siamo persone umili, siamo gente che abbiamo voglia di lavorare, ci confrontiamo con tutti, con chiunque, e affrontiamo i problemi giornalmente. Dallo stesso modo di fare, la stessa imprenditoria, lo stesso modo di lavorare e lo stesso modo anche di pensare. Noi siamo per affrontare e trattare i problemi ogni giorno con tutti. Non c'è aiutiamo soltanto una classe e buttiamo un'altra classe, o non siamo gente che di fatto il problema lo deviamo, lo stoppiamo. Noi siamo per affrontare tutti i tipi di problemi. Noi siamo, è chiaro che bisogna affrontarli, probabilmente non riusciremo a sconvincerli, a trattarli per come vorrebbe tutta l'intera comunità, ma in tanti li risolveremo. Siamo pronti e disponibili sempre, H24. La disponibilità e la volontà, l'impegno c'è sempre, H24. E noi, per parlare con me o con Vito Torrente, non c'è bisogno di fare devo la trafila per parlare con la segretaria, vedi, ti scrivi e fra 6 mesi, come se dobbiamo fare una visita di chissà di quale dottore e quant'altro. Anche se questa è un'altra cosa ingiusta che succede. Purtroppo è questa la realtà che si vive. Ma non in tutti i posti, che sono quei medici che riescono invece a lavorare con i raggi di più, sobbarcandosi loro e per fare...
far sì che possano fare più visite. Purtroppo possibili. Questa è la realtà e bisogna dirlo, perché spesso e volentieri ci nascondiamo dietro un dito, ma è chiaro che non ci possiamo nascondere. Noi, chi parla con noi, sempre, io da 15 anni che mi sono schierato e candidato nella mia città, chi vuole parlare con me non c'è bisogno di fare trafila, basta che mi chiama, basta che mi telefona al bar, in strada, al lavoro, dappertutto, non c'è problema, io sono sempre presente, come lo è stesso Vito Torrente, il mio candidato sindaco. Per questo ho scelto Vito, per la disponibilità e per la presenza ovunque. È chiaro che sicuramente, dico, non possiamo risolvere tutti i problemi della città, ma l'impegno sarà massimo e sarà sempre costante in ogni momento, in ogni situazione. Bene, e lei, al di là dell'impegno e tutto questo, pensa, avrà sicuramente un incarico importante, si dice che probabilmente potrebbe essere il vice sindaco o l'assessore ai lavori pubblici. E allora, se dovesse fare l'assessore ai lavori pubblici, in che modo lo intende fare, visto che questa è una città che, insomma, ha molti problemi da questo punto di vista? Allora, tutto io cosa devo fare ancora non lo so, perché dobbiamo decidere. È chiaro che se Vito sarà eletto, io farò il sindaco insieme a Vito Torrente, insieme. Probabilmente non occuperò nessun ruolo importante, ma non fa niente, non succederà niente. L'importante è essere nella macchina ed essere fra quella squadra che dà l'idea, dà la progettualità e controlla come funziona la macchina, che è fondamentale. Non è che ognuno di noi deve per forza una poltrona, anche senza la poltrona non succede niente. L'importante è esserci. Infatti mi sono di nuovo candidato, che non dovevo, proprio per dare il massimo impegno e il massimo apporto al candidato stesso Vito Torrente, e ho presentato una bella lista che penso sarà una lista che sarà di nuovo la prima lista della città. Parliamo di lista civica. Perché lei è stato il primo degli eletti. Sì, sono stato il primo eletto. Volta che si è candidato. No, già sono due volte, tutte e due volte sono stato quasi sempre il primo eletto della città, ma ne sono fiero e ne sono orgoglioso, perché vuol dire che ancora in città, nonostante le difficoltà politiche, c'è tanta gente, insomma, che mi stima e che mi vuole bene. Questo è la forza e il coraggio che mi danno gli amici, i parenti, i fratelli, i cittadini, tutti, di andare avanti. Spero di avere questo risultato anche questa volta, perché i consensi, averli in politica, è veramente una bella cosa, e sono consensi veri, sinceri, e consensi che mi fanno veramente stare sereno e orgoglioso di fare politica. Significa che sono sempre attento e pronto anche per chi mi sostiene in continuazione. Ripeto, la nostra, per quanto riguarda se fare il vice sindaco o fare assessore ai lavori pubblici, probabilmente farò altre cose, non lo so, saremo noi poi a decidere tutti insieme cosa devo fare. È chiaro che già il fatto che faremo il sindaco insieme già significa fare il vice sindaco, anche se non sarò nominato, non lo so se sarò nominato, le parlo chiaro. Però una cosa va sicura, noi abbiamo le idee chiare. Per esempio stamattina all'ufficio tecnico io mi sono sgolato, e forse probabilmente sento, non so se c'è la voce abbastanza rauca, sì, proprio metteremo a punto e a posto tutto quello che bisogna mettere a posto, perché noi abbiamo gente che ha tanta voglia di lavorare in quegli uffici e c'è gente che purtroppo si nasconde dietro un dito. Bisogna dare e daremo i mezzi necessari a chi è lì e c'ha voglia di lavorare, daremo le persone giuste al posto giusto e daremo i mezzi necessari, e poi non c'è più bisogno, dopo quello che creeremo, per quanto riguarda questa fase, che deve venire l'amico di turno, il geometra, l'ingegnere, l'architetto di turno, come per dire, fammi una cortesia, fammi trattare una pratica, perché noi abbiamo difficoltà, e penso che gli altri comuni, non lo so, si dice che hanno pure gli stessi problemi. Noi questi problemi che io faccio l'imprenditore non li dobbiamo avere, perché oggi c'è un momento di crisi abbastanza grave. E se c'è qualcuno che vuole costruire, qualcuno che vuole fare qualche cosa, per colpa di qualche impiegato... Ma il silenzio assenso non dà di fatto... No, il problema è che c'è una legge senza assenso, ma quella legge non funziona, perché spesso e volentieri, per protocollare, e da una stanza a un'altra, c'è la legge che dice che c'è 30 giorni di tempo per arrivare nella stanza, bisogna dare la posizione organizzativa che ha 30 giorni di tempo per designare quella pratica, già sono 60 nel frattempo, quindi non può dire niente. Poi nel frattempo tu la presenti, loro per far sì che non diventa silenzio assenso, al 29esimo giorno c'è chi guarda la pratica, manca il certificato di stato di nascita, e ti manda i fogli a casa con la raccomandata che ci vogliono 30 giorni, 30 giorni devi fare la trafila, il protocollo di nuovo altri 60 giorni. Significa che per fare e iniziare un lavoro con la crisi che c'è ci vogliono 6 mesi, 7 mesi, un anno, e tutti vengono da me per le conoscenze e per l'amicizia che ho, per
accelerare per, e far sì che queste attività, queste pratiche vanno avanti in modo celere. Bisogna che l'amministrazione, che il governo dia l'input necessario e le linee guida per come bisogna fare. Non c'è bisogno e non ci sarà bisogno se noi saremo eletti, e questo è l'impegno che prendo con la città, di andare a disturbare né il Presidente del Consiglio, quindi sottoscritto, né i consiglieri, né l'assessore, perché tutto sarà snellito. È chiaro che non voglio offendere gli impiegati del Comune, perché c'è gente che lavora veramente tanto. Però se non gli diamo i mezzi necessari, se non gli diamo la macchina per correre, è chiaro che loro a piedi non possono correre. Tutti hanno delle difficoltà a livello umano. Cioè, se noi mettiamo le persone giuste al posto sbagliato, è chiaro che il risultato sarà sbagliato. Quindi sono le persone che stanno nel posto sbagliato, sì, o mancano gli strumenti? No, mancano gli strumenti. Prima, giustamente, i mezzi tecnici per lavorare. Per esempio, bisogna fare una pratica, il computer si rompe, un altro computer non si può utilizzare perché quello non è stato aggiustato e l'altro non funziona. Insomma, è una vergogna. È una vergogna che la città di 60.000 abitanti possa sopportare questo. Quando un cittadino, una piccola impresa, deve andare a lavorare... Noi mettiamo gli esperti, ma non possiamo mettere... Sì, perché non ci sono i soldi per sistemare un computer. È veramente vergognoso, non so se è chiaro. Queste sono le difficoltà, perché ai cittadini interessa poco se un esperto viene nominato, perché la macchina funziona burocratica. Qua non funziona né la macchina burocratica, ma perché paghiamo gli esperti? Non abbiamo 200 euro, 300 euro per sistemare un file, un computer, un sistema operativo nuovo. No, bisogna dare i mezzi e gli strumenti ai dirigenti delle posizioni organizzative e dare le linee guida e le direttive: o fai così o ti tolgo. Non nel senso di minaccia, perché se nell'impresa privata non capisco perché noi andiamo avanti nonostante la crisi e abbiamo tutte difficoltà non indifferenti. Nel pubblico tutto è normale. Sì, infatti bisognerebbe licenziare quelli che non funzionano, io sono di questo avviso. Senta, ma lei cosa pensa? Il fatto che manchi il piano regolatore, in che modo si può riuscire a creare una città armonica e stabilire le aree dove si può costruire, quelle dove invece sarebbe meglio non farlo, eccetera? Allora, il piano regolatore con questa amministrazione è stato uno dei primi punti che abbiamo trattato in Consiglio Comunale. Ripeto, come si diceva che noi siamo sempre contro lo Stato e questa amministrazione, e invece non è vero, abbiamo approvato a novembre proprio del 2009 un piano, una somma a disposizione di 680.000 euro per redigere il piano regolatore, perché bisognava ripartire dal piano regolatore per aiutare e incrementare le attività sia commerciali, sia turistiche, sia industriali, produttive, tutto in generale, e quindi creare lavoro e sviluppo. Quelle somme sono state impegnate, ma non sono state quasi mai utilizzate. Dopo 3 anni si è fatto il CITIR, un piano giustamente per il piano regolatore, ma non hanno saputo, come dire, sfruttare questo piano per situazioni che ancora noi non riusciamo a capire, perché non faccio parte dell'amministrazione purtroppo. Addirittura poi un dirigente se ne va in pensione e quindi decade il piano, bisogna rinominarlo e viene un esperto della regione. Anche con l'esperto della regione passa 1 anno e mezzo e tutto è decaduto. Abbiamo noi ogni giorno ricorsi di cittadini che per la seconda volta si sono viste bloccate i terreni con le aree bianche, che purtroppo non si possono più bloccare. Quindi o gli diamo il rimborso delle somme, perché c'è chi è stato veramente penalizzato perché quel pezzo di terreno non poteva soffrirlo in quanto era stato espropriato, ma non è realizzato niente, o addirittura... No, era stato espropriato. Era messo tra quegli espropriabili. Sì, tra quelli perché che se fosse stato espropriato, le classi, che non sì, le classiche aree che purtroppo lì bisogna fare una posta, lì bisogna fare altre cose, quindi un cittadino non poteva fare niente perché le amministrazioni bisognava col piano vecchio per lavoratore creare. Ma sono passati più di 10 anni e non si è fatto niente, quindi mi ha regalato a me un danno. Oggi tutti questi cittadini hanno fatto il ricorso e hanno vinto. Bisogna cambiare l'area e quindi dare un'area quasi edificabile, come l'area antistante vicino a un'area di o addirittura pagargli i danni. Solo le cause che abbiamo perso c'è da pagare 2 milioni di euro se altri cittadini non continuano a fare ricorso. Ma questo è un modo di dire cattiva amministrazione? Questo da quanto proviene? Non soltanto con questo? No, questa è un'amministrazione, che sono danni regati da diverse amministrazioni, però se noi ogni volta facciamo è stata la vecchia amministrazione. No, intendo dire, ma questo significa non saper governare una città? Perché, voglio dire, quando non riesci a fare del bene, cerca di non fare del male. Invece, se tu non realizzi quello che c'è da realizzare nel territorio, ma addirittura
e hai creato un danno per cui esborsi continuamente dei soldi che sono dell'ente per ripagare i danni che hai fatto, ne hai fatte due di cose gravi. E il problema è proprio quello, che nessuno affronta il problema, o quantomeno, visto e considerato che i numeri in Consiglio Comunale non c'erano, perché poi questo piano che andava redatto doveva venire in Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale può giustamente stravolgere e cambiarlo. Quindi non avendo porta le modifiche. Si portare le modifiche, non avendo i numeri, non si è portato e tutto si è lasciato così per com'è. Quindi non l'hanno voluto portare? Non si è portato, no, tutto è scaduto, abbiamo pagato il commissario, niente è stato fatto. Faccia capire. Non ha la maggioranza. No, l'amministrazione. L'amministrazione non ha voluto portare questo, no, perché non avendo la maggioranza in Consiglio. Penso io che perché voglio essere un po' cattivello. Sì, no, vabbè, dice a pensare male si indovina. Spesso si ci azzecca. Però dico non l'ha portato perché tanto me lo stravolgerebbero, perché sì, comunque apporterebbero le modifiche, in quanto non avendo le stesse mie idee sicuramente porteranno le loro. Ma siccome noi prima ci hanno portato loro di urgenza le linee guida per preparare il piano regolatore e noi... Ma ha senso che ci sia, parlo in generale, un sindaco se poi non ha la maggioranza in Consiglio? Non dovrebbe camminare di pari passo la cosa, altrimenti dice no, vabbè, ma poi se c'è la maggioranza in Consiglio poi fanno tutto quello che gli pare e non, certo, e non ha senso. Però allora, se c'è la maggioranza fanno quello che gli pare, se non ce la fanno quello che gli pare lo stesso, perché tanto il Consiglio Comunale conta e non conta, allora voi vi dovreste battere a livello politico più che altro per questo rinnovamento. No, per cambiare queste regole, perché oggi c'è una legge che purtroppo va rispettata. È chiaro che tutto va fatto in democrazia, ma un buon amministratore, un buon sindaco, è chiaro che può avere comunque sia la maggioranza, se è un buon amministratore e un buon politico. Sì, sì, non lo metto in dubbio, però siccome lei mi insegna che ognuno di noi è portatore di determinate idee, certo, e allora magari per lei è prioritario realizzare prima delle cose, per me potrebbe essere prioritario realizzare delle altre. Allora cosa succede? Che se lei ha un valore quanto ne ho io, dovevamo trovare per forza un punto d'incontro e allora facciamo magari un po' di quelle che vuole lei e un po' di quelle che, certo, voglio io. Se lei invece non è portatore di nulla, perché io ho il veto assoluto su tutto, alla fine lei può dire quello che le pare, tanto io decido con la testa mia, faccio quello che voglio. Ma infatti quello che dico, laddove non c'è d'accordo, ma per volontà di altri, non per volontà nostra, perché noi l'abbiamo quasi sempre fatto, è chiaro che io ho fatto la scelta, che visto e considerato che sono stato d'opposizione politica, io ti approvo a te amministrazione tutto quello che tu hai mantenuto e hai promesso in campagna elettorale, ma tutto quello che tu in campagna elettorale non hai detto e vuoi fare non te lo boccio, perché tu sei stato eletto con il 70% dei consensi e è chiaro che io porto avanti il tuo progetto, rispetto il tuo programma. Perché rispetto ai cittadini che hanno votato. Certo, perché ti hanno votato, ma bisognava scavare il fiume e non c'era arrivato niente, bisognava togliere la ferrovia, non è stata fatta niente. E si è semplicemente fatto quartare e mattone in tutta la città e guarda caso io non te li posso approvare perché non era il tuo programma che tu dovevi mettere quartare e mattone in tutta la città. Quindi è lui, non, essendo che noi il piano annuale l'abbiamo tutti stravolto e la legge dice che nonostante noi abbiamo approvato altre cose da fare, volontà del consiglio, l'amministrazione, il sindaco con la giunta deve approvarle entro il 31/12 per la copertura finanziaria. Se tu non vai a approvare quelle somme al 31/12 per dire ai dirigenti fai le gare per come così volontà del consiglio comunale, quelle somme rimangono nel capitolo e il regolamento dice che fino a 100.000 euro l'amministrazione non c'è bisogno più di passare al consiglio comunale, fa tutte le opere che vuole. Tutte opere, queste stradine, sono state fatte per volontà dell'amministrazione del sindaco, non è per un'offesa, ma il cittadino deve sapere che non è passato neanche dal Consiglio Comunale, che fino a 100.000 euro... Quindi è un escamotage. È un escamotage, sì, per dire tu non me lo fai, non lo fai, tanto io faccio sempre le quartare, le mattonelle, e infatti si è riempito una città intera di quartare, ma che il Consiglio non ha minimamente trattato, non ha approvato, neanche sono state portate in Consiglio Comunale. Vabbè, non è che siano brutte, sono estremamente graziose, però non sono. È soltanto una precisazione che ho fatto. Infatti, per esempio, c'era l'amministrazione precedente, aveva quasi concordato che bisognava fare il porto turistico qua a lungomare. Mancava soltanto l'ultima componente del servizio e per volontà il sindaco precedente ha scelto non voglio decidere io, sarà il prossimo sindaco a decidere per l'ultima conferenza. Non c'era nel programma che lui era contro il porto turistico. Invece? E una volta eletto lui si è inventato che è contro il porto turistico. Ha fatto la conferenza. Con quale argomentazione? Dicendo che lui vuole fare la spiaggia in città. Quindi se ne frega del porto turistico. Non so vuole fare quando?
Perché non l'ha fatta? Sono passati 5 anni e voleva dare la colpa a noi, Consiglio Comunale, che siamo stati noi a non realizzare la spiaggia in città. Tutte bugie, che non è vero. Quindi, non so se è chiaro. Quindi, perché quando lui voleva, tutte le quartare le mattone le faceva lo stesso e comunque. E invece la spiaggia in città è responsabilità nostra. Per esempio, che non si è scavato il fiume, la responsabilità è nostra. Non so perché. Se non si è fatta la ferrovia, la responsabilità è nostra, e non so perché, perché noi con Gio Comunale non è arrivato mai niente. Se inauguriamo invece il ponte da 30 anni, è grazie a lui, sono la vecchia amministrazione invece. Se inauguriamo qualche altra opera, il palazzo della polizia che bisogna fare a breve, e allora grazie a lui, perché c'è lui. Delle due in una, o ti decidi di portare avanti i progetti vecchi e quindi le porti avanti e invece non l'hai fatto e fai quelli tuoi, o se no fai solo quelli tuoi e butti a mare tutti gli altri progetti. Invece lui ha fatto semplicemente tutto quello che realmente a cascata gli sono caduti nei suoi piedi, e là giustamente li sta inaugurando, ma non sono opere che ha fatto questa amministrazione, sono opere che hanno fatto altre amministrazioni. Le opere di questa amministrazione sono semplicemente tutte le opere stradine che del centro storico e in varie parti della città, di quartare, mattonelle, di ceramica, punto e basta, il resto non ha fatto niente. Tutto questo che si sta facendo sono opere delle vecchie amministrazioni, ma Cadino prima e Bella a sua volta ancora prima. Sì, ancora prima, perfetto. Ma non è per denigrare, per dire questa è la storia, questa è la realtà. Oggi noi non abbiamo nel cassetto nessun progetto, nessun programma per poter domani, il prossimo sindaco che sarà eletto, di poter trattare e affrontare. Non è stato scelto anche un esperto che avrebbe dovuto vedere questo? E che ha fatto? Sono tutti esperti, ripeto, che non hanno portato niente. Addirittura è stato nominato un esperto 2 mesi fa, sotto la campagna elettorale, sì, che la legge purtroppo lo vieta. E come ha potuto farlo? Ma lui è sindaco, se ne assume la responsabilità. È chiaro che questo potrebbe essere, tra virgolette, un conflitto di interesse, perché tu non puoi sotto la campagna elettorale 6 mesi prima nominare un esperto. Vabbè, ma se la legge non lo consente, non puoi. Basta. E purtroppo nella legge italiana c'è che anche noi, se prendiamo un diritto d'accesso, sappiamo che non possiamo camminare, ma se nessuno ci cita, o il vigile c'è, ma il vostro compito lui ci passa, non so se è chiaro, qua lo stesso qualcuno deve denunciare è chiaro che ci attiveremo, ma se lo faccio io consigliere comunale non lo posso fare, perché lo deve fare un cittadino. Non lo può fare no consigliere, perché noi siamo di parte. Questa è purtroppo un'altra scemenza della legge, ma veramente, perché scusa, sì, lo deve fare, quindi io devo parlare con un cittadino amico mio, fammi una denuncia. Io non mi permetto, io sono colui il quale, siccome svolgo il mio ruolo di politico, chiamiamolo amministrativo locale, è chiaro che queste cose vanno dette e poi la città decide. Io non dico tutte queste perché sono contro, non voglio essere contro nessuno, ma è chiaro che noi dobbiamo parlare da oggi in poi del nostro programma, quello che vogliamo fare. Allora mi dica il programma, così prima che concludiamo lei mi dice tutto quello che vuole fare. Noi già abbiamo presentato il programma a febbraio al Cineteatro Rivoli, dove abbiamo invitato tutti i nostri candidati, i nostri amici, e è chiaro che anche la città che voleva giustamente vederlo, spesso e volentieri già lo mandiamo in onda, già stiamo facendo tutte le diapositive, tutti i giornalini, insomma, per informare più cittadini possibile quello che vogliamo fare. E il nostro progetto in primis è quello di andare a sistemare le contrada Tonnarella, che veramente è già molto disagiata. Che modo la volete sistemare? Sì, noi faremo il ripascimento della spiaggia e per allungare giustamente la battigia, la spiaggia, perché non c'è più spiaggia. Dopo che l'avete tolta? No, purtroppo mi prendo delle responsabilità che non mi appartengono, purtroppo lei ha ragione. Lei non ce l'ha la casa a Tonnarella? No, non ce l'ho. Ecco, allora non le appartengo. Quindi dico, purtroppo prendo responsabilità che non ho, ma la realtà è quella, perché non si può costruire a 50 metri dal mare, a 20 metri dal mare, qua veramente siamo al paradosso. E non solo, c'è tanta gente che ha pagato la sanatoria, perché questo è un altro errore, perché se io ti pago la sanatoria... Te le posso più buttare giù, ma dovrebbe esserci una legge che non consente il pagamento della sanatoria per alcune aree, che lo consente per tutte quelle aree che non sono vincolate
da, per esempio, perché c'è il mare, perché ci sono le belle arti, per tutta la serie. Siccome queste cose poi sono nate, invece lo Stato italiano, quando aveva bisogno di soldi, faceva le sanatorie, si prendeva la multa, perché questa è una multa. Lo so, poi di fatto non te li può sanare, perché tu decade in un vincolo, decade in un altro vincolo, decade, ma non ti devi prendere. Concorso del malaffare. Sì, infatti tu non puoi, c'è stato ministero, insomma, fare, prendi i soldi che ti convengono e poi di fatto non li puoi sanare. Quindi di fatto o non te li prendi direttamente fai una leggina e sane queste benedette case una volta e per tutte. Quindi adesso queste case come sono? Sono, di fatto c'è una sentenza purtroppo del giudice, perché laddove la politica sia regionale che nazionale non dà le risposte, sì, perché ognuno quando tratta all'era regionale da 20 anni, io ero piccolo, che bisognava fare il giorno delle coste per salvare tutte queste case abusive che non solo a Mazara, ma a Marsala, insomma tutta la Sicilia sono in tante, purtroppo. Perché... Lo so, perché mi premono molto quelli che si trovano verso le coste del Trapanese. No, no, ma noi c'è anche qui a Campobello, questa perché sono cittadini che da 40 anni aspettano delle risposte che hanno speso, purtroppo, anche se l'hanno fatto tra virgolette abusivamente, però hanno pagato, hanno fatto i contenziosi. E è chiaro che bisogna dare una risposta. Per dare una risposta bisogna fare una leggina. Una leggina che quando un deputato regionale si è messo tipo come cavallo di battaglia per poterla affrontare, poi c'è chi dall'altra parte, per l'opposizione, se tu fai questo sei un bandito, sei un ristofante, sei così, sei un mafioso, sei quant'altro. Che realmente invece non dovrebbe essere così, perché stai trattando comunque sia un problema sociale. Perché però, o le buttate a terra però, e non le fate costruire, o se no affrontiamo questo detto problema, non so se è chiaro. Sì, è chiaro. Infatti, solo che io parto dal presupposto che questi tipi di case andavano buttate a terra. Sì, ma non ora, bisognava buttarle anche prima. Sì, 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 da sempre, perché il problema di fondo è quello di dire tu non hai costruito una casa dove c'avevi un terreno perché sei un agricoltore, perché insomma, e poi la costruire la casa accanto alla tua che già ha un senso per tuo figlio, e non c'è piano regolatore, quindi non hai avuto la possibilità di usufruire di quello che la legge dovrebbe consentire col piano regolatore, e tu la costruisci, vabbè, te la sana, lo capisco, ma che tu me la vai a costruire a 50 metri dal mare, a 100 metri dal mare, al di là della legge che dice poi che devono essere 150 metri, ma c'è anche una mancanza di rispetto nei confronti degli altri cittadini, perché tu stai togliendo un patrimonio a tutti. Quindi voglio dire, nel momento in cui io te la sano, non è che ti sano una casa, io ti, così dice, in qualche modo ti autorizzo a questa illegalità, che non è l'illegalità di un edificio, quindi di una struttura, ma è l'illegalità nei confronti di tutti quelli che non potranno mai usufruire di quello spazio, che non potranno mai guardare il mare perché passi là davanti e vedi magari solo le case, come succede a Marsala, sì, magari da voi sono dall'altro lato, ma a Marsala sono proprio, sì, sul mare, sì. E il sindaco Lombardo a suo tempo dovette cercare di aprire i varchi per far passare le persone, perché non potevano neanche accedere al mare le persone. E quindi quella... lei si rende conto che cosa e non è una cosa bella, purtroppo questa è la realtà che noi ci dobbiamo affrontare. Laddove la politica non ha saputo scegliere, come ho detto, ci sono i giudici che hanno dato le sentenze di demolizione, e purtroppo c'è stata la sentenza che in tanti devono demolire, quindi un disagio sociale, perché non è che è una cosa bella. Ma demolire. In genere sono seconde case? Sì, in genere sì, ma ci sono anche casi che sono diventate anche le prime case, quindi è un disagio che dovrebbe essere affrontato. Dico, non è giusto, ma purtroppo va affrontato, certo, e bisogna risolvere. In un modo, noi comunità, non affronteremo questo come non ci compete, non ci compete, perché noi dobbiamo sistemare soltanto la spiaggia, perché per esempio oggi c'è una richiesta di tutti i nostri lidi che, visto che non c'è più spiaggia, chiedono lo spostamento in quella poca area che possono montare, e quindi bisogna fare ogni anno un'eccezione, andare alla regione per lavorare, vedere. E quale sarebbe l'area in cui potrebbero montare? L'area dove loro, alcuni lì sono dove c'è il ponte, diciamo, c'è l'atterramento, lì c'è molta alga e quindi di fatto non si potrebbe montare, certo, perché c'è un disastro. E la parte finale, per andare poi dall'altra parte della spiaggia, che spiaggia non ce n'è più, perché c'è stata da allora una strada che è ceduta, sono fatte lavori e sono cambiate le correnti marine e non c'è più sabbia. Quindi tutto va al centro, dove c'è quella sabbia a disposizione, però così facendo non si garantisce naturalmente la spiaggia libera ai cittadini, che probabilmente non hanno la possibilità di aprire un ombrellone, e quindi ed è chiaro che bisogna garantire anche questi la possibilità di andare a mare e prendere sole come qualsiasi cittadino normale. A meno che si potrebbe ovviare dicendo che, che ne so,
che un tot di queste cose devono rimanere libere, cioè in quella spiaggia. Sì, c'è la legge, c'è il regolamento che ogni lido bisogna stare distante uno dall'altro, sì. 100 metri, bisogna. Però se queste attività che. No, ma al di là di questo qua, dico anche all'interno dello stesso lido, magari lasciare degli spazi che possono essere, quindi dove tu lasci lo spazio e non metti l'ombrellone, dove magari ci possono mettere. Purtroppo non è così, perché ci sono attività commerciali che anche loro hanno il diritto di montare, noi siamo d'accordo, però loro pagano le tasse e hanno quest'area per queste tasse. C'è l'area libera, c'è, bisogna lasciare 4-5 metri dalla battigia del mare, che è libera a tutti, non è che non. Sì, lo so, infatti tante volte ti dicono lei non può stare qui perché vicino a me, giustamente io conosco la legge. No, non è così. Come me risponde, guardi, mi dispiace, lei può stare qui quando sì, vuole, sì, perché io ci sto, perché questa qua. E dico il nostro, noi dobbiamo il giorno della spiaggia non è dovuto, dobbiamo sistemare il problema una volta per tutte. Con il rifacimento ognuno se ne va alla propria locazione, si sistema e il problema non ci sarà più. E sistemeremo una volta per tutte. Tutte le ste viuzze, queste strade che sono strette verranno allargate, verranno sistemate. E come fate a allargare le strade se ci sono le case da un lato e dall'altro? Se qualche casa naturalmente purtroppo ci dà fastidio, verrà chiesto al titolare di demolire una parte, perché bisogna creare la viabilità in quella zona. Quindi muro di cinta. Sì, muro di cinta, eccetera, quindi, eccetera. Perché la dobbiamo smettere. Noi diamo la possibilità a chiunque, poi trovando il sistema, affinché ognuno si possa avere tutti i comfort e le comodità e creare aree di parcheggio, aree sistemate, e ognuno di noi avere la possibilità di portargli l'acqua, la luce e quant'altro, e soprattutto di creare una fognatura a monte, perché lì a momenti c'è un problema di disagio. Senta, ma lì c'era di una costruzione tanti anni fa, adesso io molto non ci passo, c'era una costruzione che era rimasta incompiuta in un pezzo di questa strada di Donnarella che si girava, c'era una strada abbastanza larga e lo usavano come parcheggio, però c'era questo scheletro di casa, è stata poi compiuta questa qua, buttata giù o rimasta ancora lì? No, questo io, modo sceno. No, c'è ancora quel modo sceno, c'è la piazzetta ancora libera, questa per esempio è un'area che bisogna farla diventare parcheggio, perché è impossibile. Non si può tenere sto coso così. No. E purtroppo quando bisogna buttare qualcosa giù c'è bisogno naturalmente della sentenza del giudice, come già del resto c'è. Vabbè, uno fa la domanda, c'è la sentenza in quel caso? Sì, in alcune case c'è la sentenza che bisogna buttare allora giù. Allora perché non l'hanno buttata? Perché non aspetta che a noi. È anche brutto vederlo. Non aspetta a noi giustamente decidere di buttare giù. Ma è anche brutto, perché noi dice vogliamo che vengano i turisti, ma un turista che vede una cosa di questo genere. Cioè, infatti io sono non è soltanto un incompiuto, è un mostro. Ho bisogno o sistemarli e quindi rendere vivibile, o se no è uno scempio guardarlo, non è, ha ragione, non è possibile. Però si potrebbe creare qualcosa di pubblico, di pubblico che sì, permetta di attività, che pubblico, permetta sì. Delle attività ludico ricreative sì, in quella zona. Perfetto. E questa sarà la nostra volontà, questo mi prendo l'impegno personalmente. Creeremo la viabilità in questa città che negli ultimi periodi ha creato veramente un disastro in città. Non so se lei venendo in città, insomma, se ne è reso conto della nostra città, tutte queste strade che cambiano in continuazione segnale, eccetera, eccetera. Noi daremo una volta per sempre la via e la sistemazione della viabilità per come si deve. La nostra città è impiantata in un modo che purtroppo possiamo fare tutto quello che vogliamo. Non si può stravolgere e cambiare per come si è fatto, perché si crea soltanto disagi e problemi al cittadino stesso mazzarese che conosce la nuova città. Figuriamoci a chi non la conosce o la conosce poco, che viene dalle città e limitrofe, perché ci sono cittadini. Io in questo periodo spesso e volentieri mi trovo e sbaglio in continuazione a prendere una strada per un'altra per abitudine, perché qualcuno magari decide, l'amministrazione, dico qualcuno, di cambiare così la viabilità dall'oggi al domani solo perché per creare fastidio, per creare problemi. Non l'abbiamo capito, perché l'utilità di cambiare quel segnale delle strade sinceramente ancora non riusciamo a capirlo. Noi siamo per affrontare, ripeto, i problemi, e i problemi quindi fanno... voi mettere mano alla viabilità, che è la prima cosa. Vorreste aggiustare Tornarella e zona Boccarini, le zone del, sì. Del mare, sì. Perché se non sistemiamo queste polmoni verdi ne avete in mente? Sì, perché... sì, ci sono, già l'abbiamo presentato. Se no costruiamo solo. No. Riesco che lei fa questo per mestiere, no, però no, è chiaro io pretenderei che in ogni abitazione, non so come la pensa lei, ma in ogni costruzione che si faccia, che si crei un parco, perché una volta noi eravamo felici perché giocavamo nei parchi, penso che lei era addirittura, e invece adesso non c'è più spazio. Le posso assicurare che faremo un parco giochi anche al centro storico.
Ecco. Che già abbiamo in programma, cioè, se una volta dette faremo questo, e ho detto pure che noi facciamo costruzione, faremo molte aree a parcheggio, perché c'è bisogno di molte aree a parcheggio, perché se tu devi andare in spiaggia non puoi, cioè, regare tutte queste macchine strada, bisogna creare le aree adatte e creare le condizioni per andare in spiaggia tranquillo e sereno, insomma, e garantire al cittadino, al bambino di poter stare in spiaggia serenamente e non preoccuparti che c'è un via vai di macchine di creare danni. Si deve mettere quei trenini aperti che sì, consentono abbiamo, che sono anche graziosi. Abbiamo soluzione già, che lo faremo. Tutti ci chiederanno, magari qualcuno mi sentirà, come faranno, dove le prendono i soldi. Noi abbiamo le idee chiare e sappiamo come facciamo. Poi se i cittadini ci daranno il consenso, dimostreremo loro, cioè, come stiamo lavorando e come lavoreremo nella nostra città. Va bene, allora intanto la passione ce l'ha, quantomeno questa si può verificare. Allora, noi ringraziamo Pietro Marino di essere stato con noi, vi ricordiamo che è il presidente attuale del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo, che è candidato nuovamente per il Consiglio Comunale e che è il sostenitore primo del il candidato a sindaco Vito Torrente. Grazie a tutti, grazie a lei. Grazie buonasera. A lei e buonasera a tutti. Lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto, anche le maschere maggiori ormai non ne abbiano più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e italiani, sono i tecnocrati italiani. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu?